non scegliere la piscina sbagliata challenge! A turno girerete la ruota e vi dovrete tuffare nel numero della piscina che vi esce! Quindi, se giro la ruota e mi esce il 2, devo scegliere una piscina col numero 2? Oh, Robby, mi sembra così chiaro! E io chiedo! Ma attenzione, perché alla fine della challenge colui che sarà più sporco perderà e dovrà tuffarsi nella piscina degli orrori. No, 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 che schifo! L'avete vista? Quella deve essere la piscina degli orrori. Io non voglio tuffarmi lì dentro. Anch'io, io vado via, io vado via. Dove vai, Fra? Oh no, sarà una challenge davvero difficile. Amici, iscrivetevi subito al canale di Dani e Robby per questa challenge super strana. Dani, sei la prima, gira la ruota. Oh, speriamo bene, amici. 4? Qui c'è un 4? Qui ce n'è un altro. E qui un altro ancora. Ma quanti 4 ci sono? Amici, scrivete qui sotto nei commenti secondo voi quale dovrei scegliere. Dani, scegli questa! No, scegli questa! Qui c'è un altro 4, scegli questa! Questa qui è meglio! Allora, Dani, quale scegli? Sceglierò quella di Robby, sì, mi fido di Robby! Prima di scoprire la piscina, ti dico che potrai tuffarti soltanto in 3 modi: di pancia, di schiena o di tuffo! Ok! Tutto chiaro? Tutto chiaro! Olè! Ma questa è terra! Mi devo tuffare nella terra! Ok, farò il tuffo di schiena! Oh! C'è anche un po' di terra qui! No! Bene, Robby, tocca a te, sei il secondo! Vado! Speriamo un bel numero, speriamo un bel numero! Oh? L'1! Ok, allora scelgo subito! Vediamo un pochettino, un pochettino! Oh, qui c'è un 1! Qui un altro, qui un altro! Ci sono 4-1, ma io so già quale voglio. L'ultimo! Eccolo qui. Speriamo bene. Ma questa acqua è tipo radioattiva. Dai, Robby, tuffati. Tuffati, Robby, tuffati. Robby, Robby. Oh, è tutta verde, che schifo. Vai, Jenny, tocca a te. Non ho paura di scoprire che cosa mi uscirà. È uscito 8! Vai, questo 8, questo 8! Per favore, Robby, potresti andare tipo 8.000 metri lontano da me perché puzzi da morire! Non è colpa mia se mi è uscita l'acqua radioattiva! Comunque, io ho scelto questa piscina qui. Oh, ma è... cioccolato! Che buono il cioccolato! Questo lo volevo io! Allora te la lascio volentieri! No, no, grazie! È tutta tua! C'è un altro po' di cioccolato per te! Sophie, spero che tu sia pronta perché è il tuo turno! No, no, spero di non finire come Dai, loro! Dai, forza! È uscito il 3, speriamo bene! Scelgo proprio questo 3, vediamo cosa esce. Dei marshmallow, wow, che buoni! Sophie, com'è possibile che a te è uscita una piscina piena di marshmallow e a me il cioccolato? E a me la terra? Guarda quanto sono sporca! Scusatemi! Sì, ci sono anche delle piscine molto buone, bisogna solo avere un po' di fortuna. Oh. Ah, che bello! Che buoni questi marshmallow! Vediamo cosa esce! 4! Dai, su, Fra! Vai sul 4! Scelgo! Questo! Sei sicuro? Sì, sicurissimo! E allora tuffati pure! Wow! Ma questi sono dei palloncini d'acqua! Palloncini d'acqua? Tuffati pure! Una piscina piena di gavettoni per te! 3! 2, 1, E sai cosa c'è adesso? Cosa? Questo! Io mi difendo! Ormai hai visto, può uscire veramente di tutto! Sono molto preoccupata! Il 6! Speriamo bene!
una piscina piena di libri di Dani e Robby. Se ti tuffi sono tutti tuoi. Oh, subito. Oh. Ecco qui. Amici, se volete anche voi il nostro libro Dani e Robby a caccia di guai, lo potete trovare su Amazon o in tutte le librerie. Speriamo che questa volta mi esca qualcosa di buono. Un 6. Ok, cercherò la mia piscina. Ecco qui, sceglierò questa piscina. Ehi, ma che cos'è questo? Significa challenge! Quindi scegli qualcuno da sfidare e chi perde sceglierà un'altra piscina. Sceglierò Jenny. Sumo challenge! Chi spinge l'altra fuori dal cerchio vince! Non hai speranze di vincere, sorellina. Questa è la mia occasione per ripulirmi un po' dal cioccolato. Non posso perdere. 3, 2, 1, via! Pronta allora? Sono prontissima! Assaggia il mio pancione! Non mi hai fatto nulla! Ah sì, allora prova a colpirmi tu se sei tanto brava. Ora farò la mossa della ciambella volante! Devo dire che non era male, ma fa pena. Ti faccio vedere io col mio sederone da solo! Utilizzerò la mossa della ciambella volante! Siccome ho vinto, sarò io a scegliere la tua piscina. Ok, sorellina, sii gentile. Qualcosa di molto bello, ok? Anche le so, fiorellini. Sì, sì. Di acqua. Fai silenzio, ormai l'ho già scelta. Questa qui. Olè! Reso soffiato, ma si attaccherà tutto al cioccolato così, oh no. Sei veramente crudele. Vabbè, farò un tuffetto molto tranquillo, così almeno... Ma cosa fai? No, sorellina, ma che stai facendo? Beh, ti faccio sembrare un Kinder Cereali! Amici, lasciate tanti like per questo video! Ehi, ma perché sono l'unico che gira la ruota da solo? Vai, Robby, gira la ruota! Non puzzo poi così tanto, dai! Speriamo che almeno adesso mi esca una piscina buona. Dai un bel numero. Il 2. Tanto sono tutte nascoste. È impossibile capire cosa c'è dentro. Sceglierò direttamente questa. Della farina. Magari coprirà l'odore. Allora farò un bel tuffo. Ok. Almeno è morbida, dai! Robby, ma sembri un fantasma! Mi è uscito il 3, speriamo bene! Carapace! Dai, che sarà mai? Mi stanno tutti addosso! Non mi piace! No! Mi sento tutti addosso! No, Sophie, ti prego, basta! Dani, gira tu la ruota. Mi fido tantissimo di te. E va bene. Vediamo cosa esce. Un 2. Sì, sì. Vai, Fra. Mi sento tanto fortunato. Grazie, Dani. Ah, certo. Con me non sbagli. Ma mai. Questa che cos'è? Beh, tuffati per scoprirlo, no? Ma il pomodoro. Questo è per Dani. Sono tutto pomodoroso. Beh, Franci, se trovi una piscina con la mozzarella, puoi fare l'uomo pizza! Buona la pizza! Guarda bene come sono rosso! Sarò l'uomo pizza! Va bene, Franci, sei molto bello, però ti ricordo che il più sporco alla fine dovrà tuffarsi nella piscina degli orrori! Oh no! Te l'ero dimenticato! Vai, Sophie, prima ti è andata molto bene, vediamo adesso! Spero di essere fortunata anche questa volta! Uno? È uscito l'uno. E questa che cos'è? Ma è schiuma da barba! Ma quella è una mozzarella! Sarà contentissima, Dani! Sarò l'uomo pizza! Mozzarella! Ma che dice questa schiuma da barba? Mozzarella! Lasciami in pace! Mozzarella, dove vai? Oh, non ci credo, sono quella più sporca. Se continuo così sicuramente perderò. È vero, Jenny, però hai davvero un buon odore. Vai, forza, gira ora. Ok.
È uscito il 4, speriamo bene. Non voglio vedere cosa c'è dentro qui. Ma che cosa ha di strano quest'acqua? Ah, niente, hai trovato una piscina con dell'acqua semplice per ripulirti. Oh, però hai solo 10 secondi. Allora mi ci butto. Che bello! Ah sì, finalmente dell'acqua pulita con cui posso ripulirmi. 3, 2, 1, finito! Ho fatto! Non ci credo, che fortuna! Ha trovato una piscina buona per ripulirci! Ora noi siamo i più sporchi! Sì, e mi sa anche che tocca a te, Dani. Ah, ok! Speriamo esca anche a me l'acqua! Oh? Oh? È uscito 4! Come Jenny, quindi forse avrò anche io l'acqua! Bella scoprire, ciao! Oh? E questo qui è il 4! Però è strana rispetto alle altre! Non ci credo! Dei cuscini! Oh sì! E si può sapere adesso che volete? Non puzzo più! Robby, ci fai un po' paura, sembra un fantasma! Ho capito, sono destinato a girare sempre da solo questa ruota! 7? È mai uscito un 7 finora? È inutile andare avanti, sceglierò questo 7! Oh. Ah! Challenge! Devo pensare a chi sfidare. Ci sono! Lisa, perché lei è la più pulita, così magari se vinco la posso far tuffare in una piscina e così si sporcherà. Il primo che finisce l'anguria vince! 3, 2, 1, via! A me ne è buona! Ma come fai? Sei velocissimo! Non posso perdere! Mi sono sporcato un altro po', ma almeno ho vinto! Sì! No! E ora dovrai tuffarti nella piscina che dico io! Da qui c'è un odore bruttissimo! Sì, lo so, Robby! Lo senti anche tu, vero? Sì, purtroppo sì! E allora scelgo questa qui! È piena di cacca! Ecco perché c'era quello strano odore. È una piscina piena di cacca. Mi spiace, però puoi scegliere se tuffarti di pancia, di schiena o col tuffo. Però col tuffo. Col tuffo nella cacca? Sì. Sei davvero coraggiosa, Lisa. Grazie, Robby. 1, 2, 3. È tutta molliccia. Che schifo. E che puzza. Cacca su di te. Io seguirò sempre la mozzarella, perché dobbiamo stare sempre in coppia per fare la pizza. Qualsiasi numero uscirà, lo farò anch'io. Ok, si può fare come vuoi tu. Allora vediamo. 5 per entrambi. 3, 2, 1. Bro, ma che bello, anche tu hai trovato dell'acqua pulita con cui puoi pulirti. Che bello, ma tu non capisci, questa è una tragedia, perché così non potrò più fare la pizza. E a Dani piace la pizza, no! Quante storie, ti ricordo che se più sei sporco perdi, fa come ti pare. Va bene, conquisterò Dani in un altro modo. Finito! Ciao Dani, guarda qui! Sono pulitissimo! No, non ti voglio parlare! Non puoi essere più l'uomo pizza! Ciao! Oddio. Dani! È molto morbido, è del soffice cotone! Oh no, ma si è attaccato tutto! Adesso sono ancora più sporca di prima! Così rischio di perdere, uffa! Finalmente tocca di nuovo a me! Vediamo... 1, 2! Dani, sono rimasti soltanto 2, 2. Questo e questo. Quale scegli? Robby, credo proprio che tornerò indietro. Spero tanto che sia qualcosa di schifoso, così non perderò io. Vado! Questa è insalata? Hai già la terra, con dell'insalata magari fai un bel orticello. Ok, questa volta mi tufferò di schiena. Sai perché tuffi di schiena? Perché si dice letto di insalata. Wow!
Io direi di condirti un bel poco con un po' di insalata. Ecco qui. Oh, Robby, rimangono pochissime piscine. Buona fortuna. E allora speriamo bene. Ma c'è ancora qualcuna con l'acqua? Non ho idea, sinceramente. È uscito un 4. Ma quanti 4 mi escono? Ho deciso, sceglierò questa piscina. È il momento della verità. Un momento, ma queste sono patatine! Wow! Ah, è sempre stato un mio sogno tuffarmi in una piscina piena di patatine. Votate qui sotto nei commenti il tuffo nella piscina di patatine. Sì! Super tuffo patatinoso! Guardate, una piscina che si può anche mangiare. La posso anche rotolarmi. Che fate? Sei troppo pulito! Ma cos'è? Mi sporcherò troppo! Prima mi è capitata l'acqua, se mi capita ancora potrò ripulirmi del tutto e vincere! È capitato il 2! Non credo che sia l'acqua, però vai a controllare! Oh, ti prego, fa che sia qualcosa di bello! Ti prego! È una challenge! Allora, io decido di sfidare Franci! Piadine challenge! Chi ride prima perde! 3, 2, 1, via! Jenny non ha più acqua, quindi ha vinto Fra! Oh, uffa! Ora vieni con me, che scegliamo una bella piscina! Jenny, ho scelto il numero 4! Ok, Fra, vediamo insieme che cos'è. Sembra latte. Io ho il cioccolato, quindi il latte col cioccolato è buonissimo. Ora vedrai, Fra, per me questa sarà una cioccolata. Sì. Sono io la più pulita. Beh, io anche se puzzo un pochino di cacca, sono comunque molto molto pulita. Allora sai cosa ti dico? Scegliamo lo stesso numero e ci tufferemo nelle piscine. Va bene, ci sto, pronta? Okay. Uno. Pronta, Dani? Prontissima. 3, 2, 1. Via! Ma questo sembra sabbia! E questi sembrano cetriolini! Io adoro la sabbia, quindi farò un super tuffo! Che bello! Mi ricordo tanto l'estate, il sole e il mare! E io invece sai cosa odio delle spiagge piene di sabbia? Cosa, Robby? La sabbia nel costume e nei capelli, sì! Robby, ti prego, basta! Ora magari facciamo anche un bel castello di sabbia, sì, in testa a te! Ora tocca a me! Mi butterò di pancia, così non vedo! 1, 2, 3! Sono viscidi! E voi, amici, avete mai mangiato dei cetriolini sott'aceto che puzzano molto? Robby, mancano davvero pochissime piscine, quindi... Ho visto! Ora, gira bene, vai! È uscito il 3! Abbiamo un 3? Sì, abbiamo un 3! Corri a vedere che cosa c'è dentro, vai! Eccolo, è proprio qui vicino! Questa è l'ultima piscina con il 3, quindi speriamo che sia qualcosa di buono. 3, 2, 1... E questo? Che cos'è? Un foglio con su scritto fine? Hai trovato la parola fine? Beh, questo significa che nessuno potrà più tuffarsi in nessuna piscina. Quindi la challenge è conclusa ed è il momento di valutare il più sporco. Di già? Sì. Amici, votate qui sotto nei commenti chi secondo voi è più sporco. Ho fatto male il sorteggio delle persone, magari io non sono la più sporca. Jenny, è evidente che tu sia la più sporca, su!
Mamma, che brutto, non riesco nemmeno a vedere il fondo della piscina. E poi che cos'è questo colore così brutto e l'odore? Questa piscina fa proprio schifo. Qui sotto c'è qualcosa di viscido e non so cosa sia. Amici, se la challenge vi è piaciuta, iscrivetevi al canale. Anguria? Anguria, sì. E quello ti sembra un gonfiabile? Guarda quanto è bella. Sì, è bello, ma non è forte come il mio. Guardate, ragazzi, ho anche una pistola. Sì, certo, anguria e pistola. Ma io c'ho una super paperella, super gialla, super colorata e super gigante. Questo è anche vero. Però la mia è più bella ed è sicuramente più potente. Davvero? Allora facciamo una gara. Facciamo una gara. Robby vuole fare già una gara. Oh, perderà sicuramente. Paperella, vinceremo noi. Aeroplanino, vinceremo noi. Anguria, vinceremo noi. 3, 2, 1, via! Paperella, vai paperella! Sta bucando l'anguria. Dai aeroplanino, ce la possiamo fare insieme. Andiamo, andiamo, andiamo. Uffa, ma è un po' lenta la mia paperella. Vabbè, sapete cosa vi dico? Basta, non competo più con voi, tanto ci saranno altre challenge. È ora della challenge! Pistole d'acqua! Challenge! Chi si bagna perde e viene eliminato! 3, 2, 1, via! Devo essere velocissima, altrimenti mi spareranno! Questo qui è il nascondiglio perfetto! Robby, 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 aiutaci! Ci devi aiutare, per favore! Cosa? Non sto capendo, un attimo! Cosa volete? Proteggere! Robby, noi non siamo affatto brave con le pistole d'acqua! Ci devi aiutare, per piacere! Beh, se me lo chiedete così, allora non posso rifiutare! Sarò il vostro bodyguard in questa battaglia di pistole ad acqua! Sì! Vi proteggerò io! Spariti tutti quanti. Dino, secondo te dove sono andati tutti quanti? Wow. Andiamo a cercare insieme. È arrivato il momento di eliminare qualcuno. Guardate qui cos'ho. Un palloncino ad acqua. Con questo vincerò di sicuro. E ho anche trovato la mia prima vittima. Fede. Fede. Fran, ehi, Franci, dimmi che c'è. Voglio proporti un duello. Solo io e te, sì, solo io e te. Per vedere chi è il più forte, chi è il più bravo a sparare. Sicuramente lo sarò io. Ti sfido a duello. Accetto la sfida. Vi prenderò tutti! Guarda questo! Guarda quest'altro! Ecco qui! Sono fortissima. Amici, se guardate i nostri video, dovete per forza leggere il nostro nuovo libro. È bellissimo e lo abbiamo fatto proprio per voi. Si chiama Dani e Robby a caccia di guai. Lo potete comprare su Amazon o in qualsiasi libreria d'Italia. Dai Robby, proteggici. Ho fatto tante battaglie d'acqua in vita mia. Potete fidarvi di me. Speriamo, lo vedremo. 3, 14, 15. Wow, come sei forte, Robby. Vi proteggerò io, sempre per sempre. 5 passi e poi ci giriamo. Tutto chiaro? Chiaro. Via. 1, 2. È il momento della mia arma segreta. Ciao, ciao, bene. Cosa? Franci! Perché? Hai barato! Sapete cosa vi dico? Forse è il caso di fare un bel pisolino. Si sta davvero bene qui in piscina. Sofì, guarda la nostra amica Dani che fa. Che ne dici, Benny, se le facciamo un bello scherzetto per farla perdere? Dico proprio che è il caso. Andiamo, andiamo. 3, 2, 1. Ma vi siete impazzite! Mi avete fatto spaventare! Stavo quasi per cadere in piscina! Era proprio quello che volevamo! Peccato che non sei caduta in piscina! Fra, sì? Guarda cosa ho, una palla! Una palla?
Guarda, prendi questo! Ah! Prendi questo! Tu prendi questo! Tanto sono sicurissimo che non riesci a lanciare forte tanto quanto me! Guarda! Boom! Robby! Prova a prendermi! Ah sì? Ora tirerò fortissimo! Attenta! Cosa? Uffa, ora sono stata eliminata! Caccia al tesoro! Chi trova lo scrigno vince il tesoro! Devo assolutamente trovare il tesoro! Chissà cosa c'è dentro! Ho un presentimento, secondo me è qui dentro! Sento l'odore, potrebbe essere qui forse! Vediamo! Scrigno, scrigno delle mie brame, dove sei? Se trovo il tesoro, vincerò di sicuro! Tesoro! Tesoro, dove sei? Devo trovare il tesoro! Qui? Tesoro? No, questa è una E! Una E di tesoro? No, non c'è manco una E in tesoro! Tesoro, tesoro, tesoro! Ma non riesco a capire dove può essere lo scrigno! Forse qui da qualche parte! Un momento! Ma questo sembra essere uno scrigno! Ragazzi? Oh sì! Finalmente l'ho trovato! Devo vedere cosa c'è dentro! Ma questa è una forchetta! Forse potrebbe essermi utile. Ok. Andiamo. Ragazzi, volevo farvi una domanda. Cosa ne pensate di me? Cosa ne pensiamo di te? Sì, voglio che siate tutti quanti onesti. Per me è semplicissimo. Sei bellissima. Oh, grazie, Franci. Dani, tu per me sei la ragazza più simpatica e creativa e intelligente che conosco, sì. E voi invece, amici, cosa ne pensate di me? Scrivetelo nei commenti. Benny, manchi soltanto tu. Dani, e devo essere onesta con te? Io penso che tu sia un po' troppo mangiona. Troppo mangiona? Ok, Benny, ho capito con chi utilizzerò questa forchetta. No, Dani, no! No, fermati, Dani, ripensaci! No, ti sto sconfiando, sto affondando! Uffa, Dani, a causa tua sono stata eliminata! Così impari a dire che sono una mangiona! Equilibrio challenge! Dobbiamo attraversare la trave super traballante! Chi cade in acqua, perde! Io non salirò mai su quella cosa! E se poi cado mi faccio male? Beh, affari tuoi! Se hai paura puoi anche ritirarti subito, caro amico! No, va benissimo! Ce la faccio! Io userò questa! E voi, amici, avete indovinato come la utilizzerò? Scrivetelo nei commenti! È molto instabile! Robby! Dai, aiuto! Ci credo! Forte! Attento! Ho deciso di gattonare! In questa maniera sarò sicuramente più stabile! E non cadrò in acqua! Attenzione! Ce l'ho fatta! Ho superato la prova della trave! Bravo, Robby! Ce l'ha fatta! Sei stato super coraggioso! È troppo traballante! Ma forse mi è venuta un'idea! Ragazzi, guardate lì! Pizze gratis! Dove sono? Ta-da! Sono stato bravissimo! Ho fatto la trave! Ma Franci, non ti abbiamo visto! Ora la devi rifare! Rifare? Assolutamente no! Una volta si fa! Sono pronta! Con questa non posso perdere! Farò come gli equilibristi del circo! Guardate qui! È semplicissimo! Bisogna guardare avanti e... Wow! Ma è bravissima! Sì. E voilà! Ragazzi, ho appena avuto un'idea su come eliminare Robby! Robby, vieni qui! Arrivo! La paperella è un po' troppo veloce a volte.
Dimmi. Robby, stavo pensando. Sai, io e te siamo innamorati di Dani. Lo so, anche se sei il suo ex e io il suo fidanzato, continui a essere innamorato di lei. Dimmi, che c'è? Niente, pensavo magari potremmo farla vincere. E cosa avevi in mente per far vincere Dani? Effettivamente potrebbe essere un bel gesto romantico per far vincere Dani. Esatto, il piano è questo. Al mio tre affonderemo insieme, così vincerà Dani. È vero, se affondiamo insieme rimarrà solo lei. Ottima idea, Fra, non me la immaginavo. Però sei un bravo ragazzo alla fine. Grazie. 3, 2, 1. Via! Ok, io la sfondo! Robby! Ah! Dani! Robby, ci sei cascato! Esce per prima dal cerchio, avrà una penitenza! Per il team caldo abbiamo scelto Dani. Sì, e non abbiamo dubbi che vincerà! Team caldo per sempre! Woohoo! Fede! Rendi il team freddo fiero di te. Ce la farò, ragazzi. Vincerò. Sono prontissima. Vai, Dani, non puoi perdere. Vai, Dani. Il team freddo vincerà. Sì, forza, team freddo. Sì. Prendi questo, Dani. Prendi questo. Forza. Caldo vince! Questa è la mossa del ghiacciolo! Oh no, cos'è questa mossa? Partuto! Oh no, non ha funzionato! No. Dai Dani, fagli vedere le tue migliori mosse! Dani, sei troppo forte, fagli vedere chi comanda! Ok, vai. Vincerò per voi, ragazzi! Vai Dani, ti caldo! Fede, sono caduto, era troppo forte. Come penitenza verrà aggiunto del ghiaccio nella piscina fredda. Fa freddissimo. Altro ghiaccio nella piscina di ghiaccio. No. Questa sì che è un'ingiustizia. Non ce la posso fare. Mamma mia, ragazze, che caldo. Abbiamo vinto, ma non basta. Per uscire da qui dobbiamo impegnarci ancora di più. Ragazze, forse mi è venuta un'idea. Ragazzi, mi tireremo i denti, fa troppo freddo. Sì. Cosa possiamo fare per riscaldarci un pochino? Proviamo ad abbracciarci. Sì, tutti vicini, ci fa almeno un po' più caldo, siamo un po' più accaldati. Ok. Sì, ragazzi, vi voglio bene. Sì. Il caldo è bello. Sì. Pure io. Vinceremo noi. Sì. Ho pensato di usare questi tre ventagli, così sentiranno più freddo. Guardate, stai meglio così, vero? Sì. Sì, però non sono per te, Sophie. Ora dobbiamo fare questo scherzetto. Come va, ragazzi? Siete freddo? Sicuramente sentiranno freddissimo. Avete freddino? Come va, ragazzi, con questo bel venticello? Mamma, da dove arriva con questo vento freddo? È troppo forte questo vento. No. Guardate, sono le ragazze, sì. Sì, le ragazze del team caldo. Non è giusto. Ciao, ragazzi. Ciao, come va lì? No, Robby, non ce la faccio. No. Devo andare. No, Fede, no. Se tu esci, perderemo tutti. Pensa alla squadra. Guarda, mi tremano anche le mani, ma io sto resistendo. È vero, ce la devo fare. Tranquillo, sì. ho un'idea per risolvere il problema. Meno male, non ce la faccio più. Che idea? Visto? Sembra che funziona. Sì. Oh no, Dani, la tua idea mi ha stancato ancora di più con tutto questo caldo. Ancora più caldo ora. Oh no, ragazze. Ma ragazze, hanno fatto una barriera, quindi il nostro piano non sta più funzionando. È
allora smettiamo, ragazze, io non ce la faccio proprio più. Illuso per me. Challenge! Tiro la fune, chi cade in acqua perde e avrà una penitenza! Ah, questa challenge mi piace un sacco! Noi vinceremo sicuramente! Sì, sì, vinceremo! Tira di più, Robby! Vai, Franci! Ragazzi, mi sta scivolando, le mani congelate ancora! Ci provo! Concentriamoci! Dai, ragazze! Forza, allora proviamo a bilanciare il corpo, visto che siamo in tre. Ragazze, ma io sono sudatissima e fa caldissimo. Io ho le mani tutte sudate, mi scivola la corda. Anch'io, dite, amiche. Una, due, tre. Niente, sono fortissimi. Ce la possiamo fare. Tirate. Andate, ragazzi. Freddo! Che cosa esultate a fare? Tanto prima abbiamo vinto noi! Siamo pari! Sì, siete proprio antipatici! Non li sopporto proprio! Andiamo! Il team caldo che ha perso come penitenza mangerà una patatina ultra piccante! Fa caldissimo, però dobbiamo impegnarci e vincere contro il team freddo. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Paola T. Ciao Paola, se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per far uscire da quella piscina calda il team caldo. Sì, ragazzi, ragazzi, ho avuto un'idea. Un'idea? Sì, sì, sì. Cosa ne pensate se le schizzassimo con la nostra acqua fredda? A quelle del team caldo? Sì. Ma che idea è? Un po' di freddo. A quelle del team caldo? Loro vogliono il freddo! Giusto. Non avrebbe senso, no? Ci avevo pensato. Che ne dite di dire qualcosa di fresco per sentirci meglio? Fresco, sì. Ma tu perché pensi che funzionerà? Sì, gelato! Pinguino! Coca-Cola! Ghiacciolo! Neve! Non sta funzionando, fa solo più caldo! Cosa potremmo fare? Non lo so, Robby, hai qualche idea? Ma che fai? Questo è uno scarafaggio che è caduto nella nostra piscina e si è ghiacciato! Robby. Io ve l'ho detto che era ghiacciata l'acqua! Robby. Che schifo! Robby, no! Pensa! Pensi a quello che penso io? Sì. Che gli insetti fanno schifo e questa è un troppo freddo! Sì, è uno scarafaggio! Facciamolo! Okay. Ottima idea! Lanceremo il cubetto di ghiaccio con lo scarafaggio a quelli del team caldo! Ma loro scapperanno! Scapperanno perché le fa schifo! Sì! Vedi questo, dicevo! Sì! Ora lo lancio, La precisione è tutto, vai! Tutto. Ragazze, che avete avuto, ma non preoccupatevi, ve la faremo pagare. È arrivato il momento del non scegliere la scatola sbagliata challenge.
raccomando, concentriamoci. Qui è importantissimo vincere. Potremmo ottenere qualcosa di buono. Ma quale dobbiamo scegliere? La scatola 1, la 2 o la 3? Beh, io direi la prima, perché nessuno mette qualcosa nella prima. Anch'io direi la 1. Forse, però non lo so, secondo me è una trappola. Dobbiamo scegliere la scatola 3. Forse l'ultima è la scelta giusta, in effetti. Va bene, dai, proviamo, proviamo! Scegliamo la numero 3! Guardate, del ghiaccio fresco! Non ci credo! Adesso finalmente possiamo rinfrescarci! Non ci credo! Stavo sentendo troppo caldo! Che bello! Questa sfida mi è piaciuta tantissimo! Oh, grande Dani, hai avuto un'idea geniale a scegliere la terza! Ora tocca a noi, ragazzi! Sì. E quale scegliamo? Quella? Quella? Sì, sicuro. Ehi, un secondo, ma io non mi fido tanto di te. Allora, sceglieremo l'altra, la numero 1. Esatto. Ragazzi, io ti avevo detto di scegliere l'altra. Ma questa è cacca. Dobbiamo mangiare questa cacca se vogliamo continuare. Guarda qui quante bombe d'acqua abbiamo. E poi io sono molto più muscoloso di te. Sarà una passeggiata vincere questa sfida. Attento, Robby. Sono super fragili questi palloncini. Hai un solo tentativo. Sì, ho un solo tentativo, ma anche tu hai un solo tentativo, quindi inizia prima tu, cara mia. Vediamo quanto andrà in alto e poi si spiaccicherà a terra facendo un super splash. Vado, Robby. 3, 2, 1. Oh no. Ma l'hai lanciato fuori dal nostro cancello di casa, ti rendi conto? Robby, dobbiamo rifarlo. Vabbè, questa volta però buttalo dentro casa. Va bene. Guarda qui, Robby, prenderò questo più grande e vado. 3, 2, 1. Oh no, è esploso. Dani è andato davvero molto in alto, ma adesso ti faccio vedere io come si fa. Ogni volta dici che sei il maestro, che sei più bravo, vediamo. Lo vedi questo qui? Questo qui significa vittoria al paese mio. Sì. Guarda. 1, 2, 3! Dani! Mi si è rotto in mano! Quindi ho vinto io i primi 100 euro! No, tu hai fatto tu qualcosa! Dani, hai fatto tu qualcosa per farmi rompere i palloncini in mano! Quindi adesso mi vendico! Scappa! 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 Tanto ne ho un altro, vieni qua, non sono riuscito a prenderti neanche una volta, però adesso mi dici qual è l'altra sfida di oggi. Certo che te la dico. E mi raccomando, non barare. Seconda sfida, abbiamo 10 minuti per trovare due metodi per respirare sott'acqua. Respirare sott'acqua, Dani? Cosa pensi che sono, un pesce? E mica posso respirare sott'acqua. Io sono un pesce perfetto e comunque dovrai usare la testa. Perché chi vincerà la seconda sfida vincerà 1000 euro. Cosa? 1000 euro? Ok, sono pronto, userò la mia testa. Guarda cosa ho trovato qui. Dei racchettoni. Voglio che mi lanci una bomba d'acqua e lo devo colpire col racchettone. Va bene, ci sto. Sono sicura che adesso ti colpirò in testa. No, tanto ci sono io con la racchetta. Ora farò un volo gigante. Siete pronti a ridere? 3, 2, 1, via! Sta piovendo! Ma sei combinato qui sul cancello? Questo qui è un nuovo quadro di arte contemporanea. Lo vendo a 10 milioni di euro. Io non lo comprerei mai. Scrivetelo nei commenti se voi lo comprereste. Sai che ti dico? Iscrivetevi al canale, perché 3, 2, 1, via al tempo! Dobbiamo trovare due metodi. Devo muovermi, non ho tanto tempo. Allora, cosa potrei trovare? Fammi pensare. Ci sono. Forse potrei cercare quello in pozzo. Ma il pozzo è chiuso, guardate, sto spingendo ma non si apre. Non va bene, devo muovermi, devo cercare da qualche altra parte. Qui vicino alla piscina sicuramente ci sarà qualcosa. Ok, vediamo qui potrei trovare qualcosa. Allora, qui? No, ci sono solo gonfiabili, questi non mi servono. Ok, qui racchettoni, palle, che carino. Vediamo. Oh no,
Lo avete visto? Questo qui è un boccaglio, quindi mi permetterà di respirare sott'acqua. Questa challenge sarà semplicissima. Mi basterà trovare dei metodi per respirare sott'acqua e d'altronde io so respirare sott'acqua. No, non è vero, devo pensare a qualcosa di utile perché devo vincere tutti quei soldi, mi servono! La rimessa con tutti gli attrezzi e tutte quante le cosettine. Sicuramente troverò qualcosa. Guardate quante cose ci sono qui dentro, c'è anche un tosaerba, però non serve a respirare il tosaerba. Un momento, forse mi sta venendo un'idea, però questo non va bene, servirebbe qualcosa... Sì, tipo questo! Ragazzi... Questa tanica è perfetta perché contiene un sacco di aria, quindi quello che farò sarà trovare un tubo, mettere il tubo dentro questa tanica, andare sott'acqua e respirare l'aria che è contenuta qui dentro. Dani non ha speranze. Ho visto che Robby è entrato qui dentro. Ah, vincerò di sicuro. Sì. Era una tanica quella che aveva in mano. Ma cosa può servire? Ci sono. Entrerò anche io qui dentro per vedere se c'è qualcosa di utile. Ma c'è troppa roba, non riesco a capirci nulla. Fatemi pensare. Potrei prendere questo secchiello molto carino, guardate. C'è Oh no. Se fai troppo rumore Robby mi scopre. Però credo che questo secchiello così sporco non vada bene. Mettiamolo a posto. Serve qualcosa di grande che possa contenere dell'aria, mi possa far vincere questa challenge. Vediamo. Ragazzi, questa bacinella ribaltata mi permetterà di creare tantissima aria e io ci potrò vivere dentro. Sicuramente vincerò. Questo spero davvero che faccia il caso mio. È un sistema per travasare cose. Però dentro, guardate! Sì, è come pensavo. Qui dentro c'è un tubo, quello che mi serviva. Metterò il tubo qui dentro e poi con questo respirerò sott'acqua. Ho già la challenge in mano mia. Solo che adesso mi serve un altro metodo. Dani ha detto due metodi. E cosa mi invento? Non c'è abbastanza tempo. Devo ancora finire il metodo della tanica, però ho trovato queste cannucce. Unirò tante cannucce così che arrivino fuori dall'acqua. E voi avete mai provato questa tecnica? Io spero davvero che funzioni. Proviamo. Perfetto, guardate quanto è lunga la mia cannuccia. Mi spieghi che cos'è questa roba qui? È una bellissima invenzione di Dani. Vabbè, dopo lo vedrò. Tanto ho qui il cronometro ufficiale che stabilirà chi è il vincitore di questa sfida. Qual è il tuo primo metodo che vuoi utilizzare, Dani? No, Robby, sarai tu ad iniziare questa sfida. Io? Perché io, Dani? Vabbè, ok. Inizierò io il mio primo metodo. È questo qui, semplice ma efficace. Una cannuccia con cui respirerò da sopra l'acqua. Si è appena staccato il mio metodo, ma si può riparare facilmente. Ta-da! Robby è senza speranze. 3, 2, 1, via! Ma secondo voi sta respirando? Vedo tantissime bollicine, ma non riesco a capire se sto funzionando o no. Siamo già a 15 secondi. Vediamo quanto durerà. Robby, ma... Fine! 27 secondi, Robby! Ma come 27 secondi, Dani? Era difficilissimo respirare, a un certo punto non entrava più aria, è assurdo! È il turno di Dani! Robby, ho già preparato tutto, guarda lì cosa ho! Ma, Dani, che cosa hai combinato? Cioè, tu dici che lì dentro c'è dell'aria? Certo, Robby, ora vedrai quanto durerò sott'acqua. Va bene, allora filmati da dentro. Voglio proprio dopo vedere cosa farai. Va bene. Secondo me questo metodo di Dani non ha alcun senso, non può funzionare. Sei pronta? Prontissima, Robby, sto per entrare. 3, 2, 1. Via il timer. Deve entrare all'interno della sua scatola per poter respirare sott'acqua. Ma secondo me non funziona. Sono dentro e guardate qui.
Quanto tempo riesco a stare qui sotto? Un momento, ragazzi. Il timer sta andando avanti e Dani è ancora lì dentro. Ma volete vedere che questo suo metodo sta funzionando? A quanto pare ha davvero creato una specie di bolla d'aria sott'acqua in cui respirare. E già 46 secondi, vi rendete conto? È un nuovo record! Ragazzi, e voi conoscevate questo nuovo metodo che ho inventato? Cioè, in realtà non l'ho inventato, ma per Robby l'ho inventato io. Quindi, cara Dani, sei bravissima. Ma non è che è barare, tipo? Cioè, dove l'ha visto questa tecnica? Sembra una tecnica militare avanzatissima. Guardate, è già ad 1 minuto e 11 secondi. È tantissimo! Se continua così, Dani vincerà la sfida. Non posso lasciare così. Ragazzi, è 1 minuto e 25. Il mio metodo di dopo è sicuramente il migliore. Ma sta facendo decisamente un po' troppo, Dani. Secondo voi quanto tempo è passato? Secondo me almeno 2 minuti sono passati. Ta 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 ta. Penso di aver capito una cosa. Lì dentro c'è dell'aria limitata. Voglio dire, cioè, quanta aria ci può essere? Dani pian piano la sta consumando, vivendoci dentro. Quindi se ci fosse qualcuno che gliela consuma, magari farà un tempo inferiore. Sì, è arrivato il momento. Dani! Ma scusami, tu che ci fai qui? Sai cosa ti dico? Siccome stai facendo un tempo troppo elevato, sì? Adesso io ti tolgo un po' d'aria. Ehi, cosa stai facendo? Vai giù! Ora vado via. Ciao, tanto non resisterai più a lungo. Ciao! No! Ragazzi, avete visto cosa mi ha fatto? Non riesco a respirare bene. La tecnica sta funzionando. Penso di aver tolto quanta più aria possibile nel minor tempo. Anche se Dani è lì sotto da già 3 minuti e 30. Non respiro, devo uscire. È uscita. 3 minuti e 36 secondi. Questo qui è il tempo di Dani. Robby, non ci posso credere, sarei durata almeno un'ora lì dentro. Sì, ma in realtà sei durata soltanto 3 minuti e 36, mi dispiace. Ah, e tu sei durato 27 secondi. Sì, ma stai a vedere il mio prossimo metodo, io ho il metodo migliore in assoluto. Sì, intanto adesso ho vinto, io sono in vantaggio. Quello stupido metodo di Dani l'ha fatta rimanere per 3 minuti e 36 sott'acqua. Ma questo qui è il metodo vincente. Questa è una tanica vuota, quindi piena di aria. E io la utilizzerò per rifornirmi di aria mentre sono lì sotto. E sicuramente adesso vincerò. Questo lo dici tu, Robby. Ora vedremo. Il mio metodo era sicuramente il migliore, quindi vediamo cosa saprai fare. Tranquilla, adesso vinco io. Aspetto, questo funzionerà di sicuro. Ok. 3, 2, 1. Via! Vediamo un po', Robby, come se la caverà in questo suo metodo. Secondo me sono più brava io. Siamo a 14 secondi, quindi direi che è ancora poco. Inizia a cacciare le prime bollicine, le vedete? E siamo a 47 secondi. Dovrai battere il mio record. 3 minuti. Ah, Robby, sei ancora molto lontano dai 3 minuti, quindi non hai speranze. Già inizio a vederti che inizi a muoverti un po' troppo lì sotto. Sta durando quasi 2 minuti. Non ci credo. Ora esce. Robby! Ehi, è uscito! Quindi sei durato 2 minuti e 15! Come 2 minuti e 15? Sono stato 20 anni lì sotto! No, soltanto 2 minuti e 15, quindi ho vinto! Hai stoppato il timer troppo presto, ho fatto sicuramente di più! No, ci sono i nostri amici che sono testimoni!
limoni che ho vinto, guarda, io. Qui ha iniziato a entrare l'acqua dentro la tanica. È stato difficilissimo, ma divertente. Anche se hai già avuto un metodo che ha fatto un tempo migliore del mio, vediamo se riesci a superare il tuo stesso record di 3 minuti e 36. Cioè, quello è il tuo metodo? Sì, Robby, ho preso un boccaglio, quello che si utilizza solitamente per fare snorkeling in acqua. Sì, ma quello serve proprio per respirare sott'acqua, ma non vale, così barare. Beh, Robby, io l'ho trovato prima di te, quindi posso utilizzarlo, non c'erano regole su questo. Non c'erano regole su questo, dovevi utilizzare la testa, non barare, utilizzare una cosa fatta apposta per questa sfida. Vabbè, vediamo cosa riesci a fare, dai. Ricorda che devi sempre essere sott'acqua, altrimenti non vale. 3, 2, 1... Vai sott'acqua e avvio. Via! Ok, cioè, vabbè, ma così non ha manco senso questa sfida. Dani sta utilizzando un boccaglio per respirare sott'acqua. L'unica cosa a cui posso sperare è che Dani non sappia fare snorkeling come penso che sia. E di conseguenza è scarsa anche questa sfida. Ah, ma Dani! Cioè, hai anche bevuto? Sì! Ma, Dani, guarda! Guarda! Hai fatto 26 secondi e 40 meno del mio primissimo tentativo! Sì, ma nell'altro ho fatto 3 minuti, quindi ho vinto comunque io! Sì, ma siamo uno pari, quindi è un pareggio e nessuno prende soldi! No, no, no! Non vale! Ragazzi, fateci sapere qui sotto nei commenti se secondo voi è un pareggio oppure ha vinto Dani e devo darle i soldi. Iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti altri metodi per poter respirare sott'acqua. E noi ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao! Riconosci Dani dalla pancia. Sono pronto, non vedo assolutamente niente. Chi è la prima? Per favore, se mi prendi tu il dito, perché sennò dove tocco? Ok. E questa pancia qui è la pancia è morbida, è di una persona che gli piace mangiare sicuramente, ma non è la mia Dani. Non è abbastanza da mangiona questa pancia. La prossima? Tanto vinco sicuramente. Io riconosco Dani, la conosco la mia Dani. Ok, oh oh, è molto liscia questa pancia, ma non è quella di Dani, no no, Dani non ha questa pancia. La prossima, Dani, lo so che tanto sei felicissima perché ti sto per riconoscere. Ehi, dove tocco? Ok, No, questi ci sono gli addominali qui, Dani non ha mica gli addominali, Dani è bella morbidona come un marshmallow, non sei la mia Dani. Ok. Guarda qui, tu sì che sei la mia Dani, un bel marshmallow super coccoloso da coccolare, sei tu Dani. Oh oh. Cosa? Non hai saputo riconoscere la mia pancia? E poi io ce li ho gli addominali, perché hai detto che non li ho? Vabbè dai Dani, magari abbiamo la stessa pelle, la pancia simile, dai, non te la prendere. No Robby, non mi hai riconosciuto e per questo meriti una penitenza! No, no. Ok, ho capito quello che mi succede se continuo a sbagliare. Bene, meglio per te. Siamo in piscina, ma non volevo mica fare il bagno! Riconosci la tua ragazza dai capelli! Ora dovrò riconoscere la mia Dani dai capelli. Sapete, io adoro i capelli di Dani. Cioè, li conosco alla perfezione. Ok, questi sono capelli lunghi, morbidi, setosi. Si vede che sono dei capelli curati. Cioè, si vede. In realtà non vedo, ma non sono quelli di Dani. Dani non li ha così setosi e neanche così morbidi. Ehi, ma... anche io me li curo i capelli! Chi è la prossima? Ok, ci siamo. Ah, dei capelli un po' più corti, la lunghezza forse è quasi quella giusta, ma...
Oh, che bel profumo! Dani non usa questo profumo, ne ha uno un po' più bruttino. A me non fa impazzire quello che usa Dani, quindi credo proprio che tu non sei la mia Dani. Mi spiace, no no. Cattivo odore i miei capelli? Ma non mi ha mai detto che non gli piaceva. Oh. Sì, la conosco troppo bene la mia Dani. Ci siamo? Ok, sì, sono capelli questi. E non li riconosco perché... Un attimo. Crespi? Con le doppie punte? E hanno anche un cattivo odore. Sì, non ci sono dubbi. Io lo so, questi capelli così rovinati, un po' bruttini, dalla lunghezza non troppo bella, sono quelli della mia adoratissima Dani. Dani. Io? Davvero? Ah. Non ci posso credere, ma come ti permetti di insultare i miei capelli? I miei capelli sono morbidissimi. Quindi, sai cosa ti dico? Basta, giocaci con le altre ragazze che hanno i capelli più belli dei miei. Ma scusate, ma io ho vinto, cioè l'ho riconosciuta. Conosco la mia Dani, perché adesso se l'è presa di nuovo con me? E voi amici, cosa ne pensate dei miei capelli? Iscrivetevi al canale se siete d'accordo con me. Ragazzi, ma mi spiegate perché Dani è andata via? L'ho riconosciuta, vero? L'ho riconosciuta? E perché è andata via? Beh, Robby, sei stato veramente cattivo. Sì, i tuoi modi non erano giusti. Cioè, va bene essere sinceri e onesti, però tu a volte esageri e ferisci i tuoi sentimenti. L'hai detto che ha un cattivo odore e dei capelli crespi. Ragazze, ma non è che potreste aiutarmi un attimino voi? Magari potreste andare da Dani e parlarle e convincerla che io l'ho fatto solo per riconoscerla. Beh, ci possiamo provare, ma comunque tu dovresti chiederle scusa. Ok, se la porterete da me, vi assicuro che le chiederò scusa. Proveremo a parlarci. Ok, grazie mille. Ok, andiamo allora. Robby. Non ci posso credere, ci sono davvero rimasta molto molto male. Non me l'aspettavo dal mio Robby. Ora non voglio più continuarla questa challenge. Dani. Ciao. Come stai? Male, mi ha ferito Robby. Dai, però. Povera la mia sorellina. Lui è molto dispiaciuto, Dani. Mm. Non voleva ferirti. E quindi questo vuol dire che mi vuole chiedere scusa? Penso proprio di sì. Secondo me sì, tu devi dargli una possibilità di poterti chiedere scusa. Comunque dovrete parlare, quindi prova a parlarci. Beh, alla fine è solo un gioco comunque. E poi comunque ti ha riconosciuta. Magari non ha usato le parole giuste per dirtelo, però ti ha riconosciuta, dai. Va bene, tornerò a giocare con voi. Andiamo. Speriamo che le amiche di Dani l'abbiano convinta a tornare. Oh. Ciao. Ciao Robby, mi hanno detto che mi volevi chiedere scusa. Sì, Dani, mi sono informato su internet. Non è vero che hai le doppie punte. I tuoi capelli sono bellissimi. Non è vero che poi sono così crespi, poco setosi, che puzzano di cacca. Sono invece molto belli e profumati. D'accordo, allora ti perdono e voglio continuare questa challenge. Ok, allora ci vediamo di là. Va bene. Meno male, è andata via. Non ce la facevo più con quello strano profumo di fiori. Forse sono allergico ai fiori, che ne so. Bene, bene, Robby. Adesso per farti perdonare dovrei riuscire davvero a riconoscere Dani. Altrimenti ti beccherai veramente una bella punizione. No. Lo scopo sarà riconoscerla da un abbraccio. Un abbraccio? Facile. Ah, sì, io e Dani ci abbracciamo molto spesso perché ci vogliamo tanto bene e ci amiamo, quindi sì, vincerò sicuramente. Sono pronto, io sarò così. Abbracciatemi. Oh, che abbraccio caloroso direi. Ma non è caloroso come quello di Dani. Prossimo abbraccio. È davvero molto bello essere abbracciati. Ma l'abbraccio di Dani è ancora più affettuoso di questo. Io lo percepisco perché io e Dani siamo insieme da un sacco di tempo e quando c'è l'amore il cuore batte forte quando ci abbracciamo. È arrivato il momento della terza, credo. Ok.
Oh, sì! Questo è il morbido, caldo e affettuoso abbraccio della mia Dani. Il super abbraccio riconoscibile. Potrei riconoscere tra mille, anzi un milione di persone questo abbraccio. Dani, sei tu! Assolutamente sei tu! No, è Robby. Stato bellissimo questo abbraccio, rifacciamolo! Ma io non ti ho abbracciato! Ma abbracciami come prima, non farlo in maniera diversa, dai! Ti ho detto ma che perché non... ora mi abbracci in maniera differente? Robby, ti ho detto che non ero io ad abbracciarti prima! È stata mia sorella Jenny! Cosa? Vabbè, forse mi sarò confuso perché siete sorelle e magari abbracciate in maniera simile! Oh cavolo, stanno litigando a causa mia! Beh, almeno l'ho abbracciato finalmente! Allora perché non ti fidanzi con lei? Tanto è la stessa cosa, no? No, Dani, cosa fai? No, no, non prenderlo! Non prenderlo! No, non mi fermo affatto! Anzi, magari ti rinfreschi un po' le idee, che ne dici? Ok, mi sono decisamente rinfrescato le idee adesso! Ben ti sta, Robby, e neanche ti dico se sbagli di nuovo cosa succederà! Adesso riconosci la tua ragazza da un bacio. Non vedevo l'ora! Finalmente è arrivato questa challenge! La challenge dei baci! Riceverò i baci da un sacco di ragazze! Oh! Però devo riconoscere Dani, altrimenti sarò in grossissimi guai! Vabbè, è facile riconoscere Dani! Lei ha delle... e delle labbra belle morbide e calde! Ok... penso sia arrivata la prima ragazza! Oh! Ha fatto uno smack davvero bacio, il bacio fa muah, davvero. Però non è come quello della mia Dani. Grazie mille, ma non sei tu la mia Dani. Su, la prossima. Ragazze, ma dove è finita Benny? È il suo turno, dovrebbe toccare a lei. Ah, eccola, eccola. Ho avuto un'idea geniale. E questo pesce? Beh, al posto di baciarlo noi, sarà proprio il nostro pesciolino a farlo. Sì, mi piace come idea! Sicuramente Robby non capirà nulla. Uffa, ma quanto mi state facendo aspettare per un bacio? Questa non è una challenge, la challenge è aspetta l'autobus. Oh, finalmente! Ce ne avete messo di tempo! Un bel bacino. Wow! In bocca! Un bacio alla francese! È strano però, perché un bacio così solo Dani me l'avrebbe dato. E... era un po'... strano, un dal sapore molto strano, un po' squamoso forse. Oh, è arrivato un altro bacio? Ok. Oh! Un altro bel bacio, solo che... sono indeciso, sono molto indeciso. Ok, non sei tu Dani. Dani è la ragazza che mi ha baciato in bocca, ovviamente. Non riconosci neanche le mie labbra. Non riconosci i miei abbracci. Non riconosci i miei capelli. E allora... perché siamo assieme? Dimmelo, perché io adesso non lo so più! No, no, la colpa in questo caso non è mia! Una tua amica, sì, una tua carissima amica mi ha appena baciato in bocca! Te ne rendi conto? Sì, mi ha baciato in bocca una tua amica e tu te la prendi con me? È ovvio che devi avercela con le tue amiche che non sono vere amiche, che provano a rubarti il fidanzato! Ah, sì? Hai capito? Quindi questa è la mia amica Gina la pesciolina? Gina la pesciolina? Mm-hmm. Ho baciato Gina la pesciolina? Sì, guarda le sue labbra! Sono uguali a quelle di un pesce le mie, quindi! Oh. Mi stanno chiamando di là, c'è Francuccio il merluzzo che mi sta chiamando! Sì! Davvero? Questo proprio non me l'aspettavo! Vedrà come mi vendicherò! Dai, perdonami! Tranquillo, Robby, non sono arrabbiata! Anche perché sono sicurissima che nell'ultima sfida mi riconoscerai! Sì, certamente, ma in che senso? Che sfida è? Devi riconoscere la tua fidanzata da uno schiaffo! Devo prendermi schiaffi da tutte quante le ragazze e anche da te! Certo!
Certo, Robby, fa parte della challenge, altrimenti avrai perso. Mi sa che non voglio più giocare io, eh? Oh, la prima ragazza... Oh, fuori paura! Oh, ma era uno schiaffo molto tenero e gentile. Quasi una carezza. Però so che non è quella di Dani. Dani no, non sarà così gentile, io già lo so. Avete presente quando, tipo, la maestra sta per interrogare, voi avete l'ansia prima che chiami il vostro nome? Io sto così, ok? Adesso ti tocca. Neanche questo era Dani. Ma questo significa che Dani sta per arrivare. Dani, ti prego, io ti amo, ti voglio benissimo, voglio sposarti, voglio avere una famiglia con te. Dani, mi hai fatto malissimo. Ora mi verrà tutta la guancia rossa. Dani, sei stata cattivissima. Mi hai dato uno schiaffo fortissimo. Quella non ero io, questa sono io. Mi hai fatto malissimo. Ben vista, Robby. Mi è piaciuto molto questo schiaffo. Vuoi riprovarlo, Robby? Mi sa che ho perso un dente. Sono a posto così, dai, grazie. Ora sì che mi sento meglio. È stato divertente? Molto. Moltissimo. Sì, ragazze, ora possiamo andare a prendere il sole. Che ne dite? Sì? Sì, andiamo. Andiamo! Ma io cosa ho fatto di male?